Affari Italiani incontra Irene Grandi, madrina, buonasera a te, madrina musicale ovviamente della 30ª edizione del Torino Gay and Lesbian Film Festival, un appuntamento culturale molto importante che muove sentimenti, muove opinioni e muove anche grande cinema. Con quale spirito sei qui questa sera a Torino? Sono felice di esserci perché appunto sento proprio un'atmosfera veramente sentita in questa città per questo festival. Ero stata al Torino Film Festival anni fa, quello diciamo sempre comunque del cinema giovane, indipendente, che crea sempre discussione, e mi piace che ci sia a Torino spesso insomma tanta attenzione alla cultura e anche controcultura, diciamo. E questa fa onore a questa città, e quindi mi piace sempre quando mi invitano a Torino a fare qualcosa che per testimoniare anche il coraggio di avere opinioni diverse, per incontrarsi, parlare delle cose e magari fare anche cultura, perché insomma il cinema è oggi un'importante fetta della nostra cultura. Il Torino Gay and Lesbian Film Festival nei 30 anni ha vissuto anche momenti delicati, momenti di contestazione. Qual è la tua opinione sui diritti civili oggi in Italia? C'è bisogno soprattutto di tanta, secondo me, tolleranza proprio nel livello, diciamo, della strada, perché mi sembra che ci siano stati fatti comunque piano piano dei passi avanti. In Toscana, per esempio, cominciano a esserci i primi, diciamo, riconoscimenti anche istituzionali alle coppie gay, per esempio, quando qualcuno si sente male e il compagno può andare a trovarlo all'ospedale. Poi c'è anche un'altra cosa, mi sembra, sulle tasse. Beh, meno male. Però insomma, meno male, infatti, perché comunque possono essere godere di certi privilegi delle coppie piuttosto che dei single. E quindi insomma sono assolutamente convinta che ci vogliano delle facilitazioni a delle coppie anche omosessuali, e io ho diversi anche amici fra l'altro che hanno esultato a queste novità, e credo sia importante soprattutto che diventi una cosa che, come dire, non goda di pregiudizio, risenta del pregiudizio delle persone che quindi assumono atteggiamenti violenti o comunque poco rispettosi. Certo, Irene, questa sera al cinema, ma poi parte la tua tournée teatrale proprio dalla tua Firenze il 7 maggio? Sì, il 7 maggio. Ecco, che cosa può aspettarsi il pubblico? Cosa vuoi dare questa volta? È uno spettacolo bello perché è uno spettacolo che cresce da momenti più intimisti a momenti invece belli spinti, soprattutto c'è un calore nuovo dato dai fiati, quindi arrangiamenti un po' più blues, un po' più anche vintage in certi casi, che mi piace molto. E poi c'è anche una piccola sorpresa, una partecipazione proprio che ha a che fare con il video, una video arte performance, diciamo, che mescola il video alla performance live. Però la tua voce, che suona da sola, questo lo dico io, la potremo comunque avere in pieno, giusto? Sì, assolutamente, anzi guarda, ti dirò, questi nuovi arrangiamenti un pochino più, anche questi forse contro, cioè diciamo un po' controcorrente, ecco, più che sono un pochino più indipendenti come idea, cioè meno magari impatto aggressivo nel sound, ma un arrangiamento più elegante che lascia molto spazio alla mia voce. Quindi un 2015 con una tournée teatrale, una nuova casa discografica e anche Sanremo con un brano tuo. Quindi devo dire sì, un anno che porta tanto cambiamento, novità, mi fa molto piacere appunto poter anche cantare delle canzoni che sono partite proprio da mie idee di testo e anche a volte anche musicali, perché evidentemente ero matura anche per questo, e questo mi fa piacere perché quando si cambia e si matura ci si sente vivi. Grazie Irene, buona serata e buon lavoro per il teatro. Grazie.